Consigliera Iorio, prego, consigliera, per 10 minuti ne ha facoltà. Presidente, sarò molto breve perché già la delibera è stata illustrata da chi mi ha preceduto. Ci tenevo però a fare questo intervento come Presidente della Commissione Urbanistica perché volevo precisare che tutti i consiglieri della Commissione sono stati messi in condizione di leggere la delibera. Ovviamente tutti sappiamo che c'era un'urgenza nell'approvazione di questa delibera, per cui la delibera su Tor Vergata è passata in giunta il 10 marzo e non appena è stata inviata dal segretariato in commissione per le espressioni di parere, io ho calendarizzato, anzi aggiungendo ad altri ordini del giorno, le espressioni di parere su Tor Vergata proprio perché c'era l'imminenza di sfratti. E quindi abbiamo espresso parere in commissione il 17 marzo, quindi il venerdì successivo. I consiglieri sia di maggioranza che di opposizione hanno ricevuto la delibera via mail precedentemente, quindi hanno potuto comunque leggerla prima della commissione. In commissione se n'è data ampia illustrazione, io personalmente l'ho quasi letta tutta, e illustrando e spiegando i punti in essa contenuti. Quindi penso che un po' tutti possiamo fare degli sforzi, no? Anche per lavorare con dei tempi più ristretti, proprio perché ci sono le ragioni di urgenza. E se l'obiettivo che vogliamo raggiungere, che mi sembra un obiettivo condiviso, è quello di evitare certe conseguenze, un po' tutti dobbiamo fare lo sforzo di lavorare, magari anche di leggere gli atti. Diciamo di notte, se così posso dire. In più, ho visto i vari esponenti delle opposizioni dire cose contrastanti, e cioè qualcuno ha detto che si sta lavorando in sintonia sui piani di zona, qualcun altro invece che non c'è questo lavoro, diciamo, di concerto. Ricordo che l'Aula già il 1° settembre ha approvato una mozione all'unanimità. Quindi condivisa da tutti proprio sul tema dei piani di zona ed è stato il primo tema che abbiamo portato in aula proprio per segnare quanto per noi maggioranza e poi con il voto unanime delle opposizioni e per tutta l'aula questo tema sia di fondamentale importanza. Stiamo lavorando quindi da allora, da settembre, incessantemente in commissione sui piani di zona voglio anche tranquillizzare chi dice che sono stati affrontati in maniera diversa. Questo non è vero, perché comunque nella nostra mozione noi abbiamo indicato un percorso, abbiamo dato un indirizzo chiaro agli uffici, che è stato quello di controllare tutte le convenzioni dei piani di zona, sia relativamente al rispetto dei prezzi massimi di cessione, che per quanto riguarda l'ultimazione delle opere di urbanizzazione. Nessuno si è mai sognato di dare degli ordini di priorità tra un piano di zona e l'altra. Per noi non esistono differenze alcune tra i cittadini dei vari piani di zona e l'interesse è quello di riportare la legittimità in tutte queste situazioni. Ovviamente le casistiche sono disparate, le problematiche che si devono andare diciamo che gli uffici devono affrontare sono differenti, per cui ci sta che le modalità e i tempi possono essere differenti tra un piano di zona e l'altro. Quindi questo lo dico per il consigliere De Priamo, che non c'è stata nessuna diciamo, intenzione nell'allungare o nell'abbreviare i tempi di un piano di zona rispetto a un altro, ma è semplicemente un lavoro che in un caso gli uffici sono riusciti a concludere in minor tempo e di questo secondo me ci dobbiamo soltanto rallegrare. Come sanno poi tutti i consiglieri, ovviamente sono in corso le attività anche per il piano di zona Castelverde. Ieri è stato ribadito anche dall'assessore in un incontro in cui erano presenti alcuni cittadini del piano di zona Castelverde.
Pertanto credo che una richiesta da parte dei consiglieri di opposizione in tal senso sia quantomeno pleonastica, perché è stato più volte rassicurato, è stato comunque detto e comunicato sia in commissione che fuori, in riunioni, in incontri, che è un lavoro che l'amministrazione ha già in corso, che ha già avviato e che si spera in tempi brevissimi di portare a termine anche per Castelverde. Quindi ci tenevo insomma ad intervenire per fare queste precisazioni e mi auguro sempre che su temi tanto importanti ci sia la condivisione e l'unanimità da parte dell'Aula. Grazie. A lei consigliera, non ci sono altre. Allora, grazie di nuovo Presidente. Io faccio una dichiarazione di voto ovviamente annunciando il nostro voto positivo e dicendo che questa maggioranza ne va orgogliosa di questa delibera. Allora, ne va orgogliosa perché noi in poco tempo maggioranza ne è orgogliosa, perché senza togliere nulla alle altre forze politiche abbiamo dimostrato che in poco tempo, mettendoci la forza di volontà, siamo riusciti comunque a raggiungere un obiettivo che prima di ora non credo sia stato raggiunto da nessun'altra amministrazione prima di noi. E con questo non lo facciamo perché vogliamo mettere il cappello sui nostri risultati, saremo ben felici di continuare a collaborare, come ho detto prima, con le opposizioni, però sgombriamo il campo da certe strumentalizzazioni. Allora, qui le cose si dimostrano con i fatti. Chi vuole lavorare in tal senso con questa maggioranza sarà sempre, diciamo, accolto. Ma appunto noi non possiamo accettare, voi ci mettete nelle condizioni di fare questi discorsi. Nessuno vuole guardare al passato, nessuno vuole dare colpe e responsabilità, ma quando veniamo diciamo incitati, stimolati, noi, se permettete, rispondiamo che non ne abbiamo bisogno. Non ne abbiamo bisogno perché abbiamo dimostrato qual è la strada che vogliamo percorrere. Quindi vorrei anche spiegare il nostro voto contrario all'ordine del giorno precedente, perché avendo più volte ribadito in più sedi che quel percorso è stato già avviato, per noi quell'ordine del giorno è un ordine del giorno strumentale, pleonastico, inutile. Allora, non è un atteggiamento, secondo noi, di forze politiche che si vogliono mettere con noi a lavorare verso un obiettivo. Non c'è bisogno di ribadire certe cose con un ordine del giorno, lo abbiamo dimostrato con i fatti e di questo noi siamo ben felici, e quindi ribadisco il nostro voto favorevole. Grazie.